Veleremo. La provvidenza ci ha dato questo luogo, ci ha consacrato tra la preghiera dei secoli. La vita monastica è una vita naturale, la vita dell'anima semplificata, ritrovata nella sua essenzialità. È un'esperienza costante dei secoli. Anche prima del cristianesimo, basta pensare ai grandi santi dell'Antico Testamento che cercano la solitudine, Mosè, Elia, Eliseo, i profeti. Mosè che trova Dio nella semplicità del deserto e dell'amore, la prima chiamata dell'umanità. E così dopo la croce che apre grande la porta del cielo, abbiamo un aumento di grazia nell'umanità e dunque una spinta più forte ancora a questa essenzialità del rapporto con Dio. Abbiamo dunque nella vita dell'Irlanda questo incontro ritrovato nella solitudine delle isole. Qui abbiamo l'isola di Skellig Michael, un luogo drammatico di silenzio assoluto, di separazione radicale. Anche nel Galles, il luogo della mia origine, abbiamo questa isola vicino a casa nostra, Enlli, Pazzi. Lì abbiamo, si dice almeno, la sepoltura di tanti santi, 20.000 santi entrati nella gloria, luogo ancora di pellegrinaggio. E là ancora si ritrova questa semplicità dell'esperienza originaria, l'incontro con Dio. Anche in Oriente c'è la ricerca della solitudine, spesso nelle sante montagne. Lhotse esiste ancora, una repubblica monastica, ma ce ne sono altre anche. Abbiamo Meteora in Grecia, queste formazioni strane, perpendicolari, con i monasteri costruiti sopra. Un po' l'eco la trasfigurazione, venite a parte, in disparte, il riposo dell'anima, della semplicità, la non complicazione della natura. E poi questa esperienza viene fino a noi nella vita monastica classica. Abbiamo il modello di queste lauree, le lavre in Oriente tutto ancora. Dà nascita alla forma cartusiana, certosina. Questa è la mia casa di formazione in Francia, a Sélignac. E anche ci sono altre famiglie come i Camaldolesi che hanno una formula simile. Le celle costruite vicino a una chiesa. L'esperienza del deserto monastico dell'Egitto, della Siria, Cappadocia. E questo era il modello anche celtico. I monaci celtici venivano così a costruire celle semplici e pian piano chiese di pietra. Ma all'inizio la chiesa anche era solo di materie molto semplici. Si racconta che Dunik era forse la prima chiesa costruita in materia più solida, che il nome stesso suggerisce l'origine, casa di pietra, Dulic, e ecco il monastero attuale.
Questo eremo si trova all'interno del terreno di questo monastero e si vede ancora questa finestra orientata dunque verso l'est, verso il sole che sorge, Gesù Cristo, re del cosmo, che ritorna della gloria. E lì, giorno e notte, i monaci pregavano, cantavano, adoravano, insieme però. E questi monasteri celtici erano aperti a tutti i tipi di ministero, perché erano bagnati di grazie, capaci di fare qualsiasi cosa secondo l'invito della provvidenza divina, per cui erano efficaci quando si trattava di evangelizzare il mondo. Dunque una luce che irradia sulla zona. Però questa solitudine si trova in tutta l'Irlanda dove siamo. Si trova per esempio qui, una di queste capanne, nell'ovest, dove si trova facilmente la solitudine assoluta. Dio si ritrova nella semplicità di questa solitudine. Dio si dà quando l'anima si apre. Per questo, senza questa essenzialità della solitudine ritrovata, oggi non è facile sentire questa voce di Dio. È bloccata, impedita, frustrata da tante altre voci. Dobbiamo noi cercare e anche fabbricare questa possibilità, scegliendo momenti anche forti di solitudine fisica. La vita monastica non è altra, è solo questa semplicità ritrovata della vita dell'angelo, perché l'anima è angelica di struttura, non è materiale come il corpo, è orientata alla visione beatifica. È l'anima umana che sceglie di separarsi dalla complicazione, dalla quotidianità, ritoppiata da tante altre voci, ritrova allora anche, sì, la compagnia degli angeli, la lode e anche il contatto, guardare, contemplare, proprio quello è il senso della parola in latino, contemplare, guardare, guardare l'amore che sta guardando noi e sprecare in un senso il tempo, l'esistenza a fare solo quello, però non è uno spreco. È l'essenziale, perché è per questo che siamo creati. E dunque non si ricerca qualsiasi giustificazione umana per questa scelta, è solo un rispondere a un invito di intimità gratuita. E Dio dopo usa questa lode secondo i suoi progetti. Dio regna quando uno dà tutto alla sua santa volontà e poi non importa come distribuisce le grazie e i meriti e le preghiere. Lui sa salvare le anime. Basta che l'anima scelta da lui si perda senza riserva nei suoi braccia.